Movimento Regione Salento, Movimento Schettuglie, Movimento per le Autonomie. A Brindisi nasce una grande intesa politica a sostegno del candidato sindaco Mauro D'Artis. Intesa che ha come volto quello dei candidati che concorrono per la conquista del governo della città. Presentata infatti la lista del Movimento Regione Salento, che vede anche gli altri due simboli, uomini e donne della società civile, tra questi l'avvocato penalista Ernestina Sicilia e i due consiglieri uscenti Giampiero Pennetta e Lino D'Agnello. Movimenti in campo per dare voce ai valori che i partiti hanno ormai cancellato dai loro programmi, ha detto nel suo intervento il presidente della provincia di Bari Schettulli, probabile candidato alla guida della regione Puglia. Noi siamo la vera novità, ha affermato il presidente del Movimento Regione Salento Paolo Pagliaro. Dobbiamo accorciare il distacco creatosi tra politica e strada, cambiare l'architettura istituzionale. Ed è proprio a Brindisi che i due leader dei due movimenti convergono sull'idea di fare della Puglia due regioni. Per il movimento di Pagliaro ormai questa è la mission, ma lo stesso presidente della provincia di Bari è d'accordo. Schettulli racconta di aver parlato di questa necessità in un incontro con il ministro Passera. Il Molise, spiega Schettulli, è grande quanto Brindisi e provincia. Sarebbe necessario dividere la Puglia in due regioni, la regione Salento e la regione Federiciana. Io penso che la soppressione, l'abolizione delle province possa comportare e far nascere benissimo due regioni nell'ambito della Puglia, la regione Salento e la regione Federiciana. Brindisi Lecce Taranto e Bari Foggia Abate. Eccezionale il passaggio del professor Schettulli, che conferma quello che diciamo da sempre: noi non siamo contro nessuno, non siamo contro Bari e contro i baresi, crediamo che questa regione vada riorganizzata, per cui ritrovarsi su questi valori, sui temi del federalismo funzionale, della nuova necessità di prevedere un'architettura istituzionale nel nostro paese, come diciamo noi da tempo, con 30 regioni, con l'abolizione delle province, l'eliminazione di tutti i baracconi inutili, una nuova riforma strutturale che possa realmente dare risalto a territori come il nostro che sono sempre stati emarginati. A portare avanti questi ideali il candidato sindaco di Brindisi, Mauro D'Artis, che dice la politica a Brindisi deve andare oltre il restinco e nel suo programma punta sul welfare. Io mi sento di ragionare su alcuni temi come quello per esempio dello Stato sociale. Noi l'abbiamo messo a base del nostro programma, ho preso l'impegno che non toccherò un euro rispetto alle politiche per la famiglia.